Questo discorso ci sono novità interessanti sul piano del canto, novità interessanti sul piano degli studi e delle ricerche relativamente ai monasteri fruttuariensi e il piacere di avere per la prima volta rispetto a quello che noi facciamo abitualmente qui dove di solito presentiamo libri e basta, anche la possibilità di ascoltare alcuni brani di canto ambrosiano con il gruppo Antico Avanzo. Grazie per questo invito. Avete quindi compreso che la presentazione del volume consterà di una parte narrata e di una parte cantata, e il canto non è, come dire, un di più, non è un qualcosa di inutile. C'è in realtà una stretta connessione tra i monasteri fruttuariensi e il canto, non fosse altro perché il fondatore di Fruttuaria, Guglielmo da Valpiano, di cui poi il professor Lucioni ci tratterà compiutamente, era un grande cultore del canto liturgico, è stato un riformatore in diversi monasteri, in Francia, in Germania occidentale, e dovunque sia stato inviato ha sempre raccomandato molto che il canto gregoriano, che già allora aveva subito una certa decadenza, venisse ripristinato, venisse restaurato, venisse eseguito con tutta la cura del caso. Nel monastero di Ganna, che si trova in provincia di Varese, abbiamo trovato questo vecchio antifonario monastico, cioè che era appartenuto al cenobio benedettino fruttuariense che aveva abitato quel monastero, anche se in realtà si tratta di un antifonario che è stato compilato quando oramai, diciamo, nell'ultimo periodo del cenobio. E però, insomma, ci piace pensare che ci sia questo legame intimo tra l'aspetto musicale e l'aspetto storico e storico-liturgico. Due parole soltanto per ricordare quanto fosse diffusa la presenza del suono anche nell'architettura religiosa medievale. In primo luogo, per esempio, perché era necessario curare la velocità di trasmissione del suono. Con il crescere del popolo cristiano si rendeva necessario costruire edifici di culto sempre più ampli, fino ad arrivare alle sontuose e monumentali cattedrali che tutti conosciamo nella Francia del Nord. E questo però comportava appunto la necessità di capire come il suono, la voce degli officianti o il canto degli officianti potesse giungere fino all'ingresso di queste grandi cattedrali. Iniziamo con alcuni brani dei Vesperi per San Giovanni Battista. Vedete, proiettate la parte dell'antico antifonale, che è quella a destra chiaramente, il canto di ingressa, che corrisponde all'introito gregoriano, il canto di ingresso in sostanza, Spiritus Santo, qui trascritto in notazione quadrata per renderlo più accessibile e comprensibile a tutti, e sotto la traduzione. Ante nos.
pochi minuti introduttivi, ancora ce ne fosse stato bisogno, per far capire a tutti che il pezzo forte del volume è la parte musicale, è il manoscritto musicale. Quindi potrebbe apparire un po' stravagante il titolo del volume, Monasteri fruttuariensi nel Semprio. È una stravaganza voluta dal curatore e dall'editore. Perché? Perché si è voluto inserire il recupero del manoscritto nel contesto religioso e territoriale. Quindi la mia parte, quella che appunto ho dato alle stampe e questo che dirò d'ora in seguito, è proprio il tentativo di collocare in questi due contesti il ritrovamento del manoscritto, che appunto oggi ancora fisicamente è a Ganna, nell'archivio della ex badia di San Gemolo di Ganna, poco sopra Varese, un monastero appunto fruttuariense. Allora, fruttuariense, vorrei fissarmi su questi due termini. Fruttuaria, già stato introdotto un po' dal presidente dell'associazione, fruttuaria e Semprio. Fruttuaria è un gruppo di monasteri. I fruttuariensi sono un gruppo monastico che adotta un particolare ordine appunto nella vita, nell'organizzazione del monastero e nella preghiera. Quando nasce Fruttuaria? È questo monastero che oggi, per collocarlo geograficamente, si trova nel comune di San Benigno Canavese, non lontano, la località più importante vicina a Chivasso, non lontano da Chivasso. Nasce proprio San Benigno Canavese attorno all'abbazia di San Benigno di Fruttuaria. È fondato proprio negli anni immediatamente dopo la fatidica data del 1000, fatidica per noi, non per chi viveva in quel periodo, tra il 1003, dove forse l'anno della posa della prima pietra, e il 1006, quando viene l'abbazia, una chiesa dell'abbazia ufficialmente consacrata. Da chi? Da Guglielmo da Volpiano. Guglielmo da Volpiano è un uomo straordinario, è un uomo che vive su orizzonti molto vasti. Lui nasce a San Giulio d'Orta nel 962, uno dei pochi personaggi del Medioevo di cui abbiamo la data di nascita, perché coincide con un assedio proprio di quell'anno al castrum dell'isola di San Giulio. Nasce in quell'anno, l'ultimo di quattro fratelli, viene avviato alla carriera monastica nell'abbazia di Lucedio, non lontano, in diocesi di Vercelli, e poi, non contento della vita monastica che lì si vive, conosce l'abate Maiolo di Cluny. Cluny in quel momento era l'abbazia più celebre, quella che aveva riformato già molti monasteri in tutta l'Europa. Lo segue, va a Cluny e lì impara a vivere il monachesimo benedettino, certo, ma secondo l'inclinazione, secondo il modo adottato dai cluniacensi. Poi sarà inviato a riformare innumerevoli monasteri, si muove appunto su spazi molto ampi, dalla Borgogna, Cluny è in Borgogna, fino alla Normandia, alla Germania, almeno per la parte del regno teutonico più occidentale. Arriva fino appunto alla Manica, si muove in continuazione, diventa abate di più monasteri. Ad un certo momento i familiari lo invitano a fondare un monastero anche sulle terre di famiglia. I motivi potremmo approfondirli, probabilmente per evitare una confisca da parte dell'imperatore di queste terre. Ma non è questo il problema da trattare oggi. Il punto è che questi familiari chiedono di fondare un monastero. Lui, che ne aveva riformati tanti, ma non aveva mai fondato monasteri nuovi, a Fruttuaria, in questa località deserta in quel momento, boscosa, vicino a Volpiano, che apparteneva al territorio di Volpiano, dove appunto i suoi familiari erano i domini loci, i signori del luogo, ecco che viene fondata un'abbazia dove lui può, Guglielmo, immettere tutto ciò che aveva imparato sulla vita monastica. Lì può applicarlo, non deve più riformare qualcosa che già esisteva, ma lì può applicare le sue idee sulla vita monastica. Ed è un'abbazia che ha subito un grande successo, forse anche per la importanza del fondatore.
Questi segni sono, si chiamano neumi, sono già in realtà delle note oramai perché c'è già il tetragramma, le quattro linee, e sotto c'è il testo latino che se non fosse per Padre Comodi sarebbe stato molto complicato interpretare perché in alcuni punti il manoscritto è sempre molto danneggiato dal tempo, dalla corrosione dell'inchiostro usato, eccetera, una serie di motivazioni, non è sempre perfettamente intelligibile. Comunque, fatta la trascrizione in notazione quadrata, diventa tutto più semplice e accessibile a tutti, anche ai più a musicali, perché tutto sommato si riesce a intuire. Allora, come punto di riferimento possiamo prendere l'antifonale Mediolanensis, che risale al 35, voluto dal cardinale Schuster, redatto poi grazie agli studi di Sugnol, un monaco benedettino, per stare in tema, della Abbazia di Solesme, sempre sulla briga di fare una edizione tipica, cioè sancita e fissata dalla Chiesa di Roma, anche se il repertorio milanese, che fosse l'edizione ufficiale, insomma. È nato così l'antifonale Mediolanensis e il Liber Vesperali 4 anni dopo. Ho detto questo perché qui vediamo l'alleluia che avete appena sentito, alleluia, eccetera, poche note iniziali, poi due stanghette, fine dell'alleluia. Qui vedete l'alleluia come è riportato nella versione dell'antifonale Mediolanensis. Evitando il versetto che avete sentito cantare da Alberto, ci sono un po' di note in più rispetto a quanto avete visto prima. Quello che avete visto prima finisce lì. Il resto si chiama lo iubilus, cioè fatto solo su un'unica sillaba, la finale. Poi c'è una ripetizione dopo il versetto e lo iubilus. All'appello mancano circa 400 e rotte note rispetto alla versione che troviamo in San Gemolo. Questo perché prima il repertorio era sicuramente tramandato a memoria, dai monaci medievali proprio, che non conoscevano ancora i codici scritti in questa maniera, non neanche secondo la versione di San Gemolo, evidentemente. Serviamus illi in sanctitate et justitia.
la